Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video con tre giorni di rosso, ma soprattutto la giornata di ieri di Bitcoin, che va a creare un po' di panic dovuto ovviamente alla questione bellica. È successo un po' di tutto nella giornata di ieri. Che cosa sta accadendo, quali sono le novità e soprattutto questo andamento della giornata di ieri e dell'altro ieri va ad inficiare quello di cui abbiamo parlato lunedì? Spoilerone, assolutamente no, almeno al momento, anzi è esattamente quello di cui abbiamo parlato lunedì, però il rischio c'è ed è aumentato. Allora ragazzi, prima di andare a fare il punto della situazione, andare a vedere quello che sta succedendo, soprattutto la questione bellica che ovviamente da mille punti di vista non fa che preoccupare tutti quanti noi, andiamo anche a parlare di alcune cosette. In particolar modo vi ricordo la mia partecipazione nella giornata dell'11 di ottobre prossimo alla Investing Roma, come ci vediamo tutti lì. Avrò due speech nella giornata dell'11, sarò bello pieno perché c'è anche un'intervista sempre nella stessa giornata che dovrò fare, quindi primo speech alle ore 14:15 in sala premium dal vivo, dove parliamo della questione legata alla rivoluzione di Bitcoin e a quello che sono le nuove prospettive soprattutto per la questione di Wall Street, e poi il mio speech unico, quindi un po' più advanced, strategie di trading nei cicli di lungo periodo per Bitcoin, nella sala crypto alle ore 15:30. Ci vediamo a Investing Roma, ragazzi, vi lascio il link del sito in descrizione, una manifestazione che ovviamente adoro, parleremo un po' di tutto, non c'è solo cripto, anche mercati classici, quindi un po' forse no, si creano quelle sinergie adatte al mondo degli investimenti. E poi c'è una super competition su Bybit che è iniziata, ragazzi, con cifre stellari, circa 10 milioni di dollari di premi, è ovviamente una competizione di trading a livello mondiale. Ho fatto la squadra Trading On, vi lascio il link in descrizione se volete partecipare con la nostra squadra, perché stiamo cercando di fare una squadra bella, dinamica e soprattutto che avrà tante potenzialità, in quanto ci sono veramente premi ghiotti per competition su Bybit. Se non siete registrati, ovviamente dal link potete anche registrarvi. Milioni di dollari di premi nelle squadre, vediamo cosa ne esce, perché ovviamente si compete con l'intero mondo, ragazzi. L'Italia è un paese piccolo ovviamente in questo caso, però vediamo di fare il possibile, soprattutto fare le cose fighe. Se tra l'altro arriviamo a un numero cospicuo di iscritti al team, ragazzi, mi esce anche di testa di poter realizzare proprio una chat dedicata e un canale dedicato per tutti quanti, dove andremo lì tutti insieme a parlare di trading, a fare le cose ovviamente gratuito solo per la manifestazione. Quindi più siamo, e se arriviamo a numeri importanti come iscritti, faremo questa cosa, andremo ad aprire questa chat di trading separata dove avremo tutti accesso e parliamo un po' delle strategie, di quello che optiamo, di quello che facciamo. Vediamo se saliamo ovviamente sopra i 100-200 iscritti e vediamo cosa succede. Vi lascio il link in descrizione, completamente gratuito. Andiamo a parlare di quello invece che è successo nella scorsa giornata, battuta d'arresto per Bitcoin e soprattutto anche gli ETF che aumentano di volumi in maniera considerevole, ma c'è una fuoriuscita importante legata agli outflow. Infatti vi faccio vedere anche quelli che sono gli outflow della giornata di ieri, ovviamente molto negativi, 242 milioni che fuoriescono, ma non dai BTC, non BlackRock, che addirittura accumula 40 milioni, quindi mentre gli altri ETF scendono, BlackRock accumula 40 milioni, ovviamente non BlackRock, cioè chi investe, diciamo, nel suo ETF compra ancora Bitcoin che va giù. Non è neanche Grayscale che fa la parte più negativa, ma è addirittura quello di Fidelity, quindi un po' c'è stata, diciamo, questa fuoriuscita, un po' di panico da ARK e Fidelity nella giornata di ieri. Che cosa è successo, ragazzi? La questione è legata all'intensificarsi delle crisi bellica potentissima, direi una delle peggiori che ricordo io nella mia vita, nella
Medio Oriente, dovuto all'attacco dell'Iran ieri contro Israele, che sta facendo quel che sta facendo, ognuno le proprie opinioni nell'ambito del Medio Oriente. E Iran va ad attaccare in questo caso. Cosa succede? Israele comunica che reagirà con forza e durezza, e dicendo che è stato commesso un grosso errore da parte dell'Iran, che ne pagheranno le conseguenze. Ovviamente, ragazzi, escalation di questo tipo sono gravissime nel Medio Oriente, in quanto ricordiamo che Israele ha l'atomica, oltre anche all'Iran, probabilmente, e quindi una situazione molto delicata, anche perché ci sono atteggiamenti non molto chiari. C'è la Russia che non prende posizione, ma se dovesse farlo sarebbe l'ennesimo fronte da gestire, ovviamente, perché non sarà certamente a favore di Israele, almeno in questo caso, e quindi sarebbe poi un problema ulteriore. Ovviamente ci sono stati molti comunicati, le borse hanno reagito male, i mercati classici sono scesi, i mercati delle criptovalute sono scesi, ma sono legati anche alle notizie legate alla questione bellica, e di solito reagiscono esattamente così. Ma di solito poi questa notizia, a meno di situazioni gravi realmente, quindi se le guerre sono focalizzate nei singoli territori, punto e basta. Finora tutto quello che abbiamo visto ha portato poi nel medio e lungo periodo a riprendere la naturale direzionalità dei mercati delle cripto, anche forse più facilmente rispetto a quelli dei mercati classici, perché non c'è l'impatto chiaramente da un punto di vista di prodotto interno lordo e quant'altro, anche se comunque l'impatto delle guerre sul prodotto interno lordo di solito nel medio e lungo periodo è positivo, ahimè. Allora, il greed and fear dell'indice è sceso in zona neutrale, dalla zona neutrale alla zona paura. E vi ricordo anche un'altra cosa: pochi giorni fa eravamo arrivati su Bitcoin nuovamente intorno ai 66.000 dollari, quindi Bitcoin si riattestava vicino ai massimi storici, solo un 10,8% più basso dei massimi storici, e il feed and greed, ragazzi, era ancora in zona neutrale, non enthusiast, quindi non euforia, addirittura da ieri è in paura, in fase di paura. Questo è anche indicativo della fase attuale del mercato retail, che ancora non ci ha capito assolutamente nulla, lasciatemelo dire, di questa fase, ed è positiva, se vogliamo, ahimè, per gli investitori professionisti; negativa, se vogliamo, ahimè, per chi ovviamente, magari come me, spera sempre in una open your mind anche degli investitori retail. In ogni caso, si va avanti, il mondo è così da 100 anni, ce ne faremo una ragione. In sostanza, dovremmo un po' assistere alle evoluzioni da questa questione del conflitto per capire un po' che cosa potrà succedere. Però in linea di massima, quello che abbiamo assistito ieri nella giornata di negativa soprattutto di Bitcoin fa parte di una reazione a livello di volatilità a quello che sono notizie belliche, ma fa anche parte a quello che vi ho detto nel video analisi del Bitcoin Monday di lunedì, cioè alla questione legata alla chiusura del ciclo mensile di Bitcoin. Che, attenzione, me lo aspettavo il ribasso, ma non così pronunciato, e infatti lo avevo anche accennato. Perché? Perché il punto di arrivo intorno a questi livelli un po' detta il problema della questione che io avevo solo accennato, e sinceramente non voglio neanche parlarvene in questo video, comunque, del pericolo che questo ciclo mensile non sia ancora il migliore, o l'iniziale di questo ciclo annuale, che appunto ancora ha un'alta probabilità di essere iniziato, ma non ha la definitiva probabilità, perché gli serve appunto un mensile rialzista e addirittura anche poi un secondo mensile rialzista. Vabbè, però questo poi entriamo nelle logiche veramente di conferma ufficiale. Però in sostanza, se andate a rivedervi il video che vi ho fatto nella giornata di lunedì, io parlo anche della probabilità, della possibilità che si vada a innescare una lingua di buyer, cioè un'imperfezione ciclica che crea una roba del genere. Io questo ve lo dico perché non volevo parlarne, perché sinceramente non pensavo, vi dico francamente, questa cosa. Però in linea di massima questa ipotesi c'è, è remota, secondo me non la vedo attuabile, però c'è, perché a livello ciclico questa figurazione è una figurazione che ancora è in atto, quindi non è possibile escluderla, perché siamo all'interno di un mensile.
Certo è che se il mensile chiuderà, semplicemente non fa una cosa del genere e poi riparte il nuovo, questa qui la buttiamo nel cestino, perché non servirà. Però ragazzi, ve l'avevo accennato e così vi ho detto. Ora, secondo quelle che sono le probabilità maggiori, questo è un palese pullback del livello di resistenza dinamica, ora diventato un supporto, quindi breakout, up, pullback, che tra l'altro anche coincide con una questione, quella legata al grafico di natura settimanale, perché il grafico di natura settimanale il breakout del livello dinamico di resistenza non lo aveva fatto, perché questo è il grafico settimanale. Quindi il grafico settimanale, che è il più importante per il lungo periodo, se senza dubbio è il miglior grafico e il miglior time frame per gli amanti del lungo periodo, non ha dato il segnale long, perché Bitcoin ancora a livello settimanale non è riuscita a portarsi al di sopra di questo livello qui, e ovviamente si evince anche da questo contesto. Ora, che sia un reale problema, non so, ragazzi, sinceramente, una settimana rossa dopo tre di fila che è andata a fare il test di questo livello di resistenza non mi dice nulla se non una presa di respiro. Stiamo a vedere come chiude questa settimana, perché se recupererà per esempio già zona 63.000 dollari, probabilmente sarà pronto poi nella prossima settimana o nella successiva a tentare il breakout. Certo è che un breakout anche di questo livello poi dà un segnale ulteriore di reazione da parte di Bitcoin. Probabilmente necessitiamo di qualche altra giornata di angusta riflessione, perché siamo arrivati a 25 giorni. Ora, la questione del ciclo mensile, che i cicli mensili di solito durano dai 30 a 35 giorni. I cicli inferiori a 30 sono solo cicli di natura ternaria, che fanno parte di un trimestrale a forma ternaria, si definisce così, quindi tre sottocicli che formano un trimestrale. Di solito questo tipo di atteggiamento lo hanno solo nel momento in cui qui è iniziata appunto una nuova fase, quindi anche se questo ciclo va a terminare come un mensile corto a 25 giorni, in pratica identifica in maniera ancora più netta che questo minimo è molto più rilevante, che quindi qui la questione dell'annuale, di cui abbiamo parlato nel video di lunedì, prende un'altra proporzione di probabilità in più. Fatto è che in sostanza questo ribasso è, a livello di analisi tecnica al momento e a livello di analisi ciclica, tutto nella norma, ed è lo swing ribassista di cui vi ho parlato lunedì, di cui abbiamo necessità, cioè quello che crea il famoso minimo sopra il quale, sotto il quale noi non dobbiamo più scendere. Ora, non sappiamo se è stato questo il minimo o se lo farà domani o dopodomani, ma quando finirà questa fase ribassista, a meno appunto che non sia quella che vi ho detto all'inizio, che è un'imperfezione ciclica, ma lo andiamo poi a identificare, quando finirà questa fase e il mercato ritorna a invertire il trend di breve, avremo il nostro minimo, quello importante, quello che si genera e quello che ha un senso e un significato importantissimo, perché reggerà praticamente l'intera struttura poi del trend del nuovo ciclo che sta iniziando. Perciò fino a quando quel minimo non si crea, siamo ancora nella terra di nessuno, ma lo stiamo andando a creare. Ora, che sia stato fatto su questo minimo dell'1 ottobre o deve ancora svolgersi, ancora non lo sappiamo, ci sono cose in atto che bisogna andare a ragionare. A livello ciclico, da qui a la prossima settimana, martedì 8 ottobre, abbiamo ancora 6 giorni di tempo, 7 giorni di tempo per andare a chiudere questo ciclo mensile, quindi potrebbe anche essere iniziata una nuova fase qui che fa esattamente questo qua. Questo, e poi chiude con un minimo, un doppio minimo, una cosa leggera, e chiude il ciclo mensile. Anche in un ribasso che va a toccare i 59-58 mila dollari e qualcosa, non cambia assolutamente nulla in termini di analisi tecnica e di analisi ciclica. Lo so, sono brusche volatilità, ma ragazzi, abituatevi, Bitcoin è così, e chi non lo conosce ovviamente non lo sa, ma non c'è verso di eliminare le volatilità. Non cambia la visione, quantomeno, di questa fase nel medio periodo, perché questo trend resta ancora attuale. Già
cambierebbe molto la rottura di questo livello di minimo, che a livello di analisi tecnica è molto basso, e soprattutto se Bitcoin lo va a lanciare, quindi parliamo di 57.000 dollari circa, se lo va a raggiungere in breve tempo, in disastri che insomma non so, dovrebbero esistere tra domani, dopodomani, la questione si mette molto male e prende piede la prima visione, quella dell'imperfezione ciclica, che comunque sarà trattata poi in caso in un video separato, ragazzi, però non ne parliamo se non ha senso farlo. In questo momento non c'è nessuna novità rispetto a quello che ci siamo detti, quindi fase totalmente inserita in quei contesti di cui abbiamo parlato, siamo in chiusura del ciclo mensile. Per gli adoratori degli inversi, c'è la ripartenza del nuovo mensile inverso o trimestrale inverso, ecco, questa parentesi per chi ama gli inversi, e qui i numeri erano anche addirittura un po' più precisi pure dei cicli normali, quindi lì proprio insomma si sapeva, era cosa proprio evidente. Quindi questa fase di ribasso ci sta, magari un po' pronunciata, ma comunque non inficia, come vi ho fatto vedere, la natura del trend, perché è un pullback in questo caso, e tra le altre cose è in fase di chiusura ciclica mensile. Un po' prematuro, questo sì, mi sarebbe piaciuto vedere una cosa del genere non il 2 di ottobre, l'1 di ottobre, bensì il 6-7 di ottobre, perché ci stava meglio anche da un punto di vista di gestione di quello che è un altro grafico di cui parleremo in un video separato, che è questo qui, ragazzi, ve lo riprometto, perché è un video che sarà una strafigata, cioè quello del mese, perché attenzione che quello che vedete qui sono le previsioni di Plan B, quindi io le ho lasciate e volevo vedere poi come andava a finire. Guardate l'accenno solo a questo grafico di natura mensile, questo è il grafico del mese di ottobre, così iniziato, ma guardate che meraviglia questa candela, ragazzi, in fase di creazione è andata a rimangiarsi una parte della struttura della candela precedente, che ci sta alla grande, quindi del corpo, e attenzione perché da qui, se si appresta a fare una candela verde e quindi a breccare finalmente il livello, nulla, cioè non è nulla di particolare, anzi è andata a disegnare, guardate il minimo, esattamente andando a ritracciarsi una parte del mese, un capolavoro sarebbe di analisi tecnica. Quindi questa la analizziamo poi con calma nei prossimi video, perché diamo al mercato la modalità di vediamo di comporre questo grafico. Vi faccio vedere solo un'altra cosa. Ahimè, ragazzi, a livello mensile, guardate come si è andato a creare un massimo e il massimo discendente, quello storico, poi abbiamo minimi e minimi discendenti, attenzione, perché questo è lo swing che, vi dicevo, serve e servirà a crearci il minimo per poi fare una cosa del genere. Ecco perché ci serve questo movimento, che purtroppo però, e in questo caso, cozza un po', chiude a ottobre, perché settembre non è stato un mese rosso, ragazzi, è stato verde. Quindi nel momento in cui abbiamo un settembre che è stato verde, abbiamo bisogno di un rosso per andare a concludere questa cosa, e ahimè, potrebbe in effetti essere ottobre il mese in questione, che quindi non dà grandi slanci. Ne parleremo, però quanto è bello il grafico mensile, ovviamente inoperabile dal punto di vista operativo, però dal punto di vista tecnico, ragazzi, no? Guardiamo una cosa del genere, screenshot, e vediamo se effettivamente ottobre chiuderà in rosso, detterà lo spazio di questo livello, e attenzione perché lì poi il superamento in chiusura di questo massimo garantirebbe l'inversione di trend a livello tecnico anche nel medio-lungo periodo, e sul grafico mensile ha un impatto notevole. Va bene ragazzi, allora questo è quanto, ci aggiorniamo poi nel prossimo video, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, vi siete spaventati da questo ribasso, a me ha preso lo stop, per fortuna era praticamente quasi vicino al prezzo di ingresso su uno dei miei sistemi, l'altro invece è uscito per fortuna a prezzi molto alti, quindi aveva guadagnato, ma in linea di massima un po' la protezione è entrata in gioco ieri, questo ve lo dico ovviamente anche a titolo informativo. Ne parliamo anche nella prossima settimana, ci sono grandi novità per tutti voi e anche per la questione dell'Academy. Ciao a tutti!